Ciao a tutti ragazzi, io sono DJ Razilix, bentornati su Assassin's Creed Syndicate e oggi vi spiegherò come ottenere il trofeo chiamato Un Salto in Banca. Questo è un trofeo strettamente legato alle missioni storia e in particolar modo alla sequenza 6, quindi per ottenerlo non dovete far altro che portare a termine la suddetta sequenza. La sequenza finisce appunto con la missione che state per vedere, che si chiama Un Penny Falso, e se non volete spoiler vi sconsiglio appunto la visione del Cioè? video fino alla Novità? fine. Sì, ma non ti La piacerà. sequenza Vorrei chiaramente avrà vedere. fine una volta che avete Tutti noi sconfitto della Two famiglia Penny Aberline abbiamo una e il robusta trofeo si struttura. sbloccherà in È automatico. Two Penny Detto a prendere la questo, banca. vi invito a vedere il video o altrimenti a bloccarlo in Figurati, caso te non l'ho vogliate detto. spoiler. Vi do un grosso Ora così abbraccio mi e il vostro sento. DJ Razilix. Adesso non Alla ci penso, prossima! quel bastardo sarà già nel caveau. Come entrerai? Non voglio saperlo. Certamente, ma tu sai dirmi come posso entrare lì dentro? La banca è progettata per proteggere le riserve auree inglesi. È una fortezza tenuta sotto chiave. C'è un direttore, il signor Osborne. Solo lui ha libero accesso al caveau. Lo troverai vicino all'entrata. Oh, ah, sì. C'è un uomo che sorveglia senza sosta la porta del caveau, pronto come un falco. Se ti vede, la bloccherà subito. Il capo delle guardie, Gus Howard, conosce bene Two Penny. Sarà coinvolto, questo è certo. Caro Fry, ti prego, un po' di discrezione. Il solo modo di incastrare Two Penny è coglierlo sul fatto. Non voglio che tu prenda rischi e non voglio sorprese. Questa è la Banca d'Inghilterra. Se ti trovassi nei guai, sarò nell'atrio. Camuffato. Two Penny non lascerà mai il caveau. Do it without you. Isn't that right, Samuel? Oh, we need all the manpower we can get. And woman power. Oh, yes. Woman power. Woman power, too. Il tour della banca sta John. Per oh, magnifico. Perfetto per la tomba di Two Penny. Siamo tutti qui? Sì? Sì? Ottimo. Iniziamo il tour. Partiamo dall'atrio, il centro nevralgico. Di qua, prego.
La Banca d'Inghilterra risale al 1694 e ha sede in Threadneedle Street dal 1734. Ci avviciniamo ora alla celebre rotonda. Costruita nel 1765, fu rinforzata contro incendi. Non si comportate così, io le stai a seguire. Nel 1790. Adesso ti insegno io a rispettare la legge. Per contarli, se ne uscite vivi. Hai rubato il tuo ultimo scellino al popolo di Londra. Quelle bestie sprecano i risparmi. Noi li sappiamo investire. Niente verrà mai costruito o migliorato. Assolutamente niente sorgerà dal fango senza noi a guidare, a plasmare il futuro. Ne beneficeranno anche loro. La città è loro, non vostra. Senza gli investimenti non ci sarebbe nessuna città. Per pagare Caronte,
occhio al ragazzo di Irox. Stringermi a venire lì! Non ti piacerà! È stato un omicidio! Grazie a Dio! La polizia, siamo salvi! Arrestateli! Per aver osato derubare la gente di Londra! La Banca d'Inghilterra è chiusa, fino a nuovo ordine! La nostra valuta è derisa. L'inflazione galoppa. Two Penny è stato ucciso. E il Parlamento non fa nulla. L'atto non passa.